Riccardo Molina, allenatore del Castellazzo, ospite nella redazione del Piccolo per 25esimo minuto. Allora, Ricky, domenica avete ottenuto una vittoria importante nel derby a Novi, ci voleva dopo un periodo in cui avete raccolto meno di quanto seminato. Sì, diciamo che è stata una vittoria del gruppo, una vittoria dell'organizzazione, una vittoria della fame, una vittoria anche della rivalsa dell'ultimo periodo, perché avevamo seminato bene, secondo me, contro Atletico Torino e Valenzana, al netto che le avevamo incontrate comunque in condizioni davvero precarie, con tantissime assenze, soprattutto l'Atletico Torino, eravamo veramente rimaneggiati. E a Valenza stavamo bene, l'avevamo preparata bene, l'avevamo anche preparata però senza Di Santo e Mamsi, che comunque sono un peso notevole, diciamo il peso offensivo nostro. E per quanto riguarda invece la sconfitta con la Pastor, c'è stato poco da dire, eravamo in condizioni forse ancora peggiori che contro l'Atletico Torino e chi ha giocato non stava neanche bene, quindi è stata una sconfitta meritata, come ho anche detto nell'intervista in altre testate, anche nelle dimensioni. Ora siamo ripartiti, ma come ho detto, la rosa che ha il Castellazzo è importante, ma è importante averla durante la settimana per allenarla, perché se ce l'ho solo sulla carta e non ce l'ho poi presente agli allenamenti, cambia tutto. Noi abbiamo fatto settimane in cui avevo 6 vecchi a disposizione e 14 under, quindi Non è stato un caso che recuperando qualcuno è arrivata anche la vittoria. Assolutamente, abbiamo recuperato Mamsi dal primo minuto e sappiamo quanto è importante. Anibri ha fatto una grande partita come aveva fatto a Valenza, come io voglio che lui faccia sempre. Maiduller in condizione, Colai che per noi è un giocatore fondamentale, è rientrato dalla squalifica. Colai ne ha saltate 2 su 3 nelle 3 sconfitte, questo non è da sottovalutare. Viscomi sta trovando la condizione ottimale dopo 2 mesi e Mattei è tornato a stare bene dopo un po' di pubalgia, qualche problemino, e la difesa diciamo era al completo, e quando è al completo è fisica, è cattiva, è più difficile farci gol. Di conseguenza anche contro giocatori importanti come Alanovese siamo riusciti a fare clean sheet. Domenica un altro derby perché come una Castellazzo arriva a Gavese, che partita ti immagini? Mi immagino una partita difficile perché la Gavese comunque è una squadra, se è lì in classifica, è una squadra che ha dei valori, secondo me fa dello spirito di gruppo, l'organizzazione, la fame, sporcare le partite, renderle difficili, renderle lunghe, cioè tenere magari in bilico il risultato anche contro squadre importanti. Di conseguenza mi aspetto una partita molto difficile, dovremo affrontarla come sempre. Non abbiamo vie di mezzo, noi giochiamo per attaccare aperti, per provare a vincere le La tua partite. filosofia. La mia filosofia è la filosofia anche dei giocatori. Avendo giocatori di qualità, non saremo mai una squadra attendista. Se lo siamo, è per bravura dell'avversario, non per scelta tattica. Allora, Ricky, tu eri stato il nostro ospite dopo la prima giornata di campionato, se non ricordo male. È passato un girone, poco più di un girone. Secondo te, quali sono le valutazioni che possiamo fare? Un primo bilancio, non solo magari relativo al tuo Castellazzo, ma allargando un po' lo sguardo all'Alessandrina, ad esempio, la Valenzana secondo te è destinata a vincere dopo lo scontro diretto di domenica? Ti ha sorpreso qualcuno in positivo? Ti ha sorpreso qualcuno un po' meno in positivo? Mi ricordo bene quando avevamo fatto la prima intervista, dissi che per me la Valenzana avrebbe vinto il campionato. Per me l'ha vinto ad agosto, nel senso i giocatori sono troppo di spessore, di qualità e di esperienza per questa categoria. L'esperienza in questa categoria, abbinata al valore dei giocatori, fa la differenza. Quindi per me la Valenzana è sempre stata la candidata numero 1. Per potenzialità di giocatori, esperienza anche dell'allenatore che ha già vinto questo campionato, e blasone della città, della società, che vuole tornare probabilmente ad altri livelli, e confermo quello che avevo detto. La Pastor, secondo me, se la gioca, e l'unica cosa che mi ha sorpreso, e poi lo dirò anche al mio amico direttore sportivo della Pastor, è la scelta del Palli contro la Valenzana. Secondo me la Valenzana soffre i ritmi più alti, avrei giocato Poi sul loro comunque campo. la Valenzana è abituata a giocare in uno Cioè, stadio. sì, poi magari i terreni un po' allentati, la struttura fisica della difesa della Valenzana ne trae beneficio, secondo me, nel periodo invernale su campi grandi in erba, mentre magari i brevilini, i tecnici della Pastor sui sintetici si esaltano o su dimensioni più ridotte, penso a Cabella, penso a un Lich, ma ne hanno tantissimi, gli strappi di Margaglio, sono un'ottima squadra. La Valenzana però l'ho vista sempre favorita. E per quanto riguarda altre sorprese, posso dirti Lovada.
la collocavo come una buona squadra, non pensavo che stesse così in alto, però come anche ha detto Luca Carosio, il loro allenatore, sai, le annate sono figlie di tante cose, anche gli altri anni con Raimondi in panchina erano ottime squadre, però probabilmente le cose non giravano bene, sarebbe paragonabile anche al Castellazzo di quest'anno. Ecco, se penso chi poteva essere più in alto, ti direi il Castellazzo. Però poi al netto di un'analisi delle formazioni schierate, secondo me il Castellazzo ha un po' i punti che è giusto che abbia, forse un paio di pareggi di troppo con San Giacomo Chieri e Pozzomaina fuori casa, però con Nel tutti gli complesso ci può stare. infortuni, le assenze, 7, 8 over, non giocatori, perché a volte la gente dice ci mancano 6 giocatori, poi 3 sono 2004, no, no, io mancano i vecchi, cioè qui di conseguenza è stato più difficile. Penso sia il Castellazzo quella che doveva avere più punti. Va bene, Ricky, augurandoti di farne di più, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima. Grazie, grazie a voi.